È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 39. Erano passate 2 settimane da quando Dave e Lux ebbero quella discussione. Passarono dei giorni ad ignorarsi. Ogni sguardo e tentativo di Lux nel cercare contatto con il fratello era vano. E lo stesso era per James, che nonostante stesse cercando di fare del suo meglio per aggiudicarsi il titolo di padre per entrambi i ragazzi, non restava che un estraneo che, dato dal perbenismo, aveva deciso di aiutarli. Gli allenamenti erano duri. Ma per i ragazzi non era nulla di che in confronto alle giornate di dolore passate a Redwood. Erano grati per tutto quello che James, Emma e Lindsay avevano fatto per loro. Ed erano grati anche ad Elise, che nel suo piccolo cercò di aiutare il più possibile. Eppure c'era qualcosa che mancava, qualcosa che non andava. Ogni notte era come ritrovarsi a Redwood. Quando la luce del sole iniziava a spegnersi e le prime luci della luna emergevano dalle finestre, sembrava che le urla dei ragazzi che erano rimasti in quel luogo riecheggiassero nella residenza Collins. E Lux riusciva a sentirle forte e chiaro. Pur essendo di fianco ad Harry, il suo petto si alzava e abbassava velocemente, mentre quelle voci stridule e impaurite si infiltravano nella sua testa. Il respiro era pesante e per quanto volesse svegliare Harry, che di fianco a lei dormiva tranquillamente, la voce le moriva in gola. Poi una risata che spezzava avidamente quei lamenti e i due occhi come il ghiaccio a sfidarla. Vieni a prendermi, 8326, disse Eva. E poi il silenzio. Lux si svegliò di scatto, boccheggiando con aria affannata. Il suo corpo tremava al di sotto delle lenzuola. E cercando di controllarsi, si portò una mano alla gola, forzando se stessa a respirare regolarmente. Di fianco a lei, Harry si svegliò, mentre con occhi mezzi chiusi osservava la ragazza. Hai fatto di nuovo lo stesso sogno? Chiese il ragazzo, mettendosi dritto con la schiena e spostandole i capelli per poter baciarle una spalla. La ragazza annuì distrattamente, cercando di togliere dalla sua testa l'immagine di Eva che si faceva beffe di lei. Le riportenne indietro. Te lo prometto, disse Harry circondandole la vita con le braccia e costringendola a sdraiarsi accanto a lui. Harry sapeva che non avrebbe chiuso occhio ugualmente, ma sperava in cuor suo che la presenza potesse alleggerire in qualche modo il peso che Lux portava nel petto, un peso che lui stesso riusciva a malapena a gestire. Il giorno seguente fu fin troppo tranquillo. Fuori pioveva a dirotto, nonostante il meteo avesse previsto una bella giornata. Un giorno in meno per allenarsi, un giorno in meno per imparare e un giorno in meno per avvicinarsi ad Eva. Il vento scompigliò i lunghi capelli di Azzurra, che nonostante il brutto tempo si trovava sul portico della casa a contemplare le gocce d'acqua sparire nel terreno e i tuoni rumorosi farsi spazio tra le nuvole. Sentiva di essere felice, lo capiva dal formicolare che sentiva lo stomaco e dal bisogno costante di sorridere. Eppure anche lei sentiva un peso incontrollabile e pesante colpirle il petto, che quasi egoisticamente non era dovuto ai suoi compagni rimasti a Redwood, ma il passato che continuava a non ricordare la torturava attraverso i piccoli ricordi. I sorrisi di Skye e la sua risata continuavano ad apparirle in sogno, ma ogni volta che provava a ricordare di più, ogni cosa spariva lasciandola avvolta da un buio totale. Dave, che fino a poco prima si era occupato di riportare alla vita il vecchio portatile di James, uscì dalla casa, sicuro di trovarla lì fuori, e come aveva previsto il suo sesto senso, era lì. Prese posto vicino a lei, osservando anche lui il cielo, forse con meno interesse. Anche le tempeste sembrano più belle fuori da Redwood, non credi? Chiese la ragazza, continuando ad osservare l'ira dei cieli. Dave grugnì. Le tempeste non sono belle e basta, affermò lui incrociando le braccia al petto. La negatività di Dave era rimasta la stessa e Azzurra in fondo non poteva che esserne felice.
Lui, così come lei, non era cambiato. «Probabile», disse lei. «Eppure, guardando quell'ammasso di nuvole spezzarsi per via dei fulmini e rimbombare dei tuoni, mi rende felice. Sono strana». Rise piano, guardando il ragazzo che adesso la stava guardando a sua volta, abbozzando un sorriso. «Sei sempre stata strana», disse poggiando una mano sulla sua. «Voglio che tu sia sempre così felice», disse. E adesso quel tono sarcastico e affettuoso che aveva in voce era sparito, sostituito da una terribile freddezza e serietà. Azzurra fece intrecciare le proprie dita con le sue. «Lo sono già, insieme a te e agli altri». E avrebbe tanto voluto aggiungere il nome di Sky a quegli altri, ma sarebbe stato troppo egoistico persino per lei. Dave le sorrise dolcemente, accarezzandole la mano con il pollice. «Dovrei essere felice senza di me», pensò.